Bentornati sul canale, su Humarts Channel, io sono Humarts. Oggi il video di oggi è un video particolare che non faccio da una marea di tempo, ossia il classico Ask Me, oppure il Question and Answer, come lo vogliamo chiamare, appunto, dove voi mi avete fatto delle domande sui social, su Instagram. Per chi mi segue su Instagram, infatti, se non mi seguite, seguitemi su tutti i social e iscrivetevi al canale, perché sennò non potete essere aggiornati al massimo su tutto il mio mondo. Question and Answer, ossia domande e risposte a Humarts. Quindi ho fatto questa domanda su Instagram e parecchi di voi mi hanno fatto un sacco di domande molto interessanti, non le classiche domande quando hai cominciato a creare, quando hai cominciato a fare questo e perché lo fai, perché su quello ci sono tantissimi altri video che ho fatto in passato, anche anni fa, e bene o male le risposte non sono cambiate, sono sempre quelle. Ma prima di tutto, come vi dicevo, seguitemi su Instagram, su TikTok, su Facebook e iscrivetevi al canale. E adesso iniziamo! Cominciamo con la prima domanda che mi fa Francesca FryFry09 su Instagram. Come ti vedi tra qualche anno? Qual è il sogno che ancora non hai realizzato? Allora, tra qualche anno mi vedo sempre qui alla scrivania a fare video, a divertirmi, a fare cose che mi piacciono. Spero sempre in salute, sempre cose del genere. Spero sempre di vedermi come mi vedo oggi, ossia un bambino di 15 anni. Non so se avete capito il senso. La mia stanza è fatta di cose un po' da nerd, cose un po' di collezioni particolari, e molta gente mi dice: ma tu, fra, cioè, 40 anni quasi, dovresti pensare alle cose più serie, a mettere su famiglia, a fare dei figli. Ma anche no, perché per forza la gente ti deve dire sta cosa? Io lo schifo. Cioè, è normale che desidero magari un mini Umberto che corre per la stanza, è normale che desidero anche delle cose, diciamo, più classiche di una vita normale, ma non ne ho bisogno al momento. Poi magari, ok, sì, arriva la vecchiaia, non ci arriva un tempo biologico per poter fare certe cose, ma al momento non mi interessa. Avrò dei rimpianti, può darsi, ma non fa niente, ne ho tantissimi altri con cui convivo, quindi non me ne farò una ragione. E poi c'ho un sacco di nipoti, quindi sono belli i bambini degli altri, meglio. Il sogno che ancora non ho realizzato invece è appunto andare in America e stare lì per un bel po' di tempo. Sarà, è un po' difficile, del tipo, avevo organizzato una cosa con Federica Fedreams, ma per motivi comunque logistici non è potuto più accadere. Quindi comunque spero che il mio sogno più grande sarà quello di andare, di farmi tutta la Florida da capo a piedi, appunto da su a giù fino alle isole Keys, e andare a Disneyland, a Universal Studios, eccetera eccetera. Questo è un sogno un po' da che si può realizzare quasi molto facilmente, secondo me. Basta organizzarsi e basta avere tanti dindini. Le creazioni di Annalisa invece mi chiedono come sta la piccola Freya. Anche io ho un micetto e come la tua mi ha scelto lui. E come sta? Sta bene, sta sempre bene. È un amore di gatta, la vedete, ve la faccio vedere spesso nelle stories. È un qualcosa che non si può spiegare. Chi non ha un gatto non può capire. Perché molte persone tendono a pensare che i gatti sono distruttivi, saltano sui mobili, sono sporchi, quando poi è tutto il contrario. Sporchi mai, sono molto più puliti di tantissimi altri animali che ci portiamo in casa. Sono molto più facilmente educabili, soprattutto se cominciamo da piccoli. Per esempio, la mia Freya non sale su alcun mobile della casa. Zero. Perché da piccola l'ho educata a non farlo. Basta, cioè, basta così. Marellina75 mi ha fatto una domanda bellissima, che appunto è: quali sensazioni provi mentre crei? Le sensazioni che provo mentre creo sono di estraniamento dalla realtà. Detto così, se passano psichiatra mi piglia e mi porta e mi chiude da qualche parte. Però è così. È così perché io non mi rendo conto, come tantissimi altri creativi che seguo o con i quali comunque parlo, siamo amici, abbiamo questa cosa in comune: non ci rendiamo conto del tempo che passa. E la sensazione, a parte che è appagante, stai bene, a fine giornata ti senti come se avessi fatto quello che volevi fare, e sono molti giorni che comunque c'hai dei blocchi, oppure magari non riesci a finire quello che hai fatto e magari ti provoca un po' di frustrazione questa cosa. Però la cosa bella è proprio l'eccitazione e appunto questo appagamento, eccitazione, che poi sembra una cosa un po' porno, però non è quella in quel senso, è un'eccitazione proprio mentale di riuscire a vedere cose da zero che diventano cose enormi o miniature, quello che è, insomma, è eccitazione per me, questa è la sensazione che provo. Studio Creale mi fa un'altra bellissima domanda: qual è la creazione della quale hai fatto più fatica ad allontanarti? Tutte, perché sono tutte figlie mie, sono tutti figli miei. E molte volte, vi dico la verità,
Spero nelle stock che alcune cose non vengano vendute, perché voglio tenerle io. Però dobbiamo andare avanti, bisogna lavorare, eccetera, eccetera. Quindi fai lo sforzo e dici magari la prossima volta me ne faccio una per me, ma non capita mai alla fine. Non riesci mai a crearti qualcosa per te. Qualcosa che rimane c'è, devo dire la verità. Ogni tanto rimane un pezzo, due pezzi negli stock e va bene così, me li tengo io, oppure magari li lascio lì sul negozio e spero sempre che non vengano venduti. Un'altra domanda di Francesca è stata bellissima. Voglio fare un viaggio con te. Andiamo? Partiamo, andiamo. Io una cosa che voglio fare, appunto, parlando di viaggi, è appunto andare in America. Oppure a me piace un sacco viaggiare, però purtroppo, beh, sono passati 2 anni di cacca, veramente, ragazzi. Io la gente vedo che viaggia, che va in giro, felice e contenta, ma io purtroppo ancora non mi sento sicuro di andare all'estero in questo momento. Non mi sento sicuro ancora di tante persone, più che altro, perché magari, stai attento te, ma non mi fido della gente. C'è stata troppa noncuranza, troppa strafottenza, nonostante tutte le cose che comunque vengono dette continuamente di stare attenti, eccetera, eccetera. Qui oramai sembra che il Covid non esista più e non mi piace questa cosa, perché non voglio che dopo l'estate ci richiudano dentro di nuovo. Spero di no. Yellow su Instagram mi fa una domanda strana. Vivi da solo? Riusciresti ad essere così creativo nel caso dovessi vivere insieme a qualcun altro? Perché no? Io ho sempre fatto quello che volevo. Ho il mio studio, la mia stanza, qui faccio quello che voglio. Cioè non capisco il senso, sinceramente. Vivere da soli ti fa lavorare meglio? Non capisco la domanda. Se intendevi dire che magari forse ti dà fastidio chi vive con te? No. Alla fine uno c'ha i suoi spazi, i propri spazi. Amen, pazienza. No, tranquillo. Andiamo avanti con Francesca, che ha fatto un'altra domanda. Ho scelto un po' di domande perché altre magari erano molto simili, quindi ho messo la prima persona che me l'ha fatta. Francesca ne ha fatta un'altra che era stata già fatta anche dopo da altre 3-4 persone, ma la riassumo in questa. La creazione che non hai fatto ancora e che vorresti far nascere. Non lo so, perché non ci penso. Non ho una, tipo un target, un obiettivo, un giorno farò quello. Quando vorrò lo faccio, non è una cosa che mi, appunto, quella cosa che mi prefigo di fare assolutamente. Se viene, viene, verrà un giorno così all'improvviso come tutte le cose che faccio. Perché a volte sì, ok, schizzo, faccio degli schizzi, dei progetti, delle bestie che vorrei fare, però poi non le faccio mai, rimangono lì. Poi magari dopo 2 anni riprendo il foglio o l'iPad in mano, trovo lo schizzo e lo faccio. Non c'è mai un qualcosa che un giorno farò quello. Campo alla giornata, al minuto, carpe diem. Carmela Tarallo mi chiede, adoro Carmela ragazzi, perché lei vive nel nord oramai, ma è di Napoli, quindi parliamo in napoletano, ci capimmo, no Carmela? Come ti trovi nella tua nuova postazione? Ti ha portato nuove idee? Assolutamente sì, non mi fermo un attimo, ogni giorno con questa scrivania che è immensa, raga. Io da un lato creo con la cosplay, da un lato faccio la resina, da un lato mi tengo lo spazietto per fare video subito per TikTok o i reels per Instagram. Cioè vi giuro, è meraviglioso avere una stanza come l'avevi pensata. Era un po' diversa la divisione degli spazi come l'avevo pensata, però non era prevista questa scrivania gigantesca, questo è il problema. Cioè doveva essere tutto spostato di qua, con la scrivania da questo lato, con la telecamera che avrei ripreso i video, con questo sfondo qui, con altre delle mensole e cose varie. Ma poi pensandoci bene, la stanza è grande, ma con mobili troppo grandi si riempie subito. Quindi ho fatto un po' di recap di tutte le idee e ho optato per questa scrivania, che poi mi sono innamorato appena l'ho vista. Ho detto questa deve essere mia a tutti i costi e così è stato, quindi non vedevo l'ora di avere un posto per me dove rifugiarmi. Già prima mi rifugiavo qui nella mia stanza, adesso mi rifugio ancora meglio e le idee sono arrivate boom a palla e non vedevo l'ora. Certo, mi devo scusare con chi ha le commissioni, che mi ha fatto le commissioni il mese scorso, ma dovete capire che sono stato un mese di lavoro in camera e dovevano arrivare i mobili, non avevo più spazio per lavorare, quindi è tutto un po' ritardato, ma piano piano sto riprendendo il ritmo, sto preparando il restock, i video, e eccetera eccetera, quindi abbiate pazienza. Un'altra domanda che mi è molto piaciuta, l'ho lasciata per ultima perché questa è l'ultima domanda che mi hanno fatto. Cosa o chi ti fa incazzare più di ogni cosa? Ci tengo tantissimo, è stata una bella domanda, perché io sono una persona che si infastidisce poco, cioè non mi danno fastidio le azioni degli altri,
non mi dà fastidio quasi nulla, perché magari se quel qualcuno ha fatto quella cosa o quella cosa ha fatto quel qualcuno, insomma, capitemi, ci sarà un motivo, c'è sempre un background dietro. Quindi non mi vado a incazzare facilmente. È proprio difficile, uno perché mi fa perdere tempo vitale e non mi piace. E due, l'unica cosa che mi fa incazzare è il non rispetto. Quando non c'è rispetto non mi piace. E rispetto nel mondo nostro, nella mia nicchia, non c'è. Mi rendo conto di tante, vedo tante cose che non mi piacciono. Non mi incazzo, però dico, ma come porca paletta è possibile che la gente fa questa cosa senza pensare magari che può far male o dar fastidio a qualcuno, perché magari quelle cose sono state già create da altri. Vi parlo delle varie idee prese da altri creativi che si fanno cose continuamente intrecciate, mixate ad altre creazioni di altri, per non far vedere che magari hanno preso l'idea da quella creativa o quel creativo in particolare. Questo mi fa incazzare tanto, cioè il non dire, oh, mi sono ispirato a Umberto, oh, mi sono ispirato a Tizio, Caio o Sempronio, ma che male c'è, ne va solo della vostra reputazione. Tutti ci ispiriamo, io per creare creature apro i miei libri di creature magiche o di animali che vado a vedere anche su internet e lì mi studio l'anatomia degli animali, mi ispiro alla natura, mi ispiro a cose reali, vado nel bosco di Capodimonte, vado nell'orto botanico, vado a vedere le piante, i fiori, le cose, mi ispirano queste cose. Fatevi ispirare pure voi da una passeggiata in giro, senza andare su Pinterest, senza andare su Instagram, sui profili altrui a prendere idee degli altri. Questo mi fa incazzare, mi infastidisce, perché non è che mi incazzo, poi sono cazzi vostri alla fine, cioè ne vado, la gente sa, come la Celentano che dice, la danza sa, la gente sa, la creatività sa. Quindi guardatevi dentro e domandatevi, ma sto creando cose originali tutte mie? Senza scriverlo magari sotto. Vedi anche le didascalie. Questa è una mia idea bellissima. No, raga, state facendo cose di altre persone. Non è bello. Poi vi venite a lamentare. Anche stamattina è successo un messaggio, ma come mai non vendo, Umberto? Perché io non faccio questo, faccio tutto quello che devo fare. Io poi non sono tipo da... non mi piace distruggere le persone. Vi faccio capire tra le frasi, tra le righe che state sbagliando via. Perché se prendete comunque delle idee altrui, identiche, non andate da nessuna parte, raga. La gente sa, se ne accorge. Ecco perché magari non vendi, ecco perché magari non hai dei like, dei commenti positivi. E rimani lì, ferma, ed è tempo perso, quando quel tempo potresti proprio usarlo per studiare. Raga, studiare non intendo mettersi per forza a studiare, ma anche quello va bene. Cioè, prima di fare queste cose, ho comprato libri, ho acquistato dei libri online, degli ebook, anatomia, suffate, sirene, creature magiche, perché qua parliamo di questo, noi questo facciamo. E bisogna studiare sketch, anche se non sapete disegnare, ma io non so progettare. Questa è una cosa che molti dicono. Io veramente, raga, capisco che magari non sapete disegnare, non è che dovete fare un quadro, ma mettervi una classica sirena a fianco, no? Dell'immaginario che abbiamo tutti, con la coda da pesce, i capelli lunghi, le tettine coperte con le cozze. Il mio seno è cresciuto, sì, lo so. Comunque, mettete questa sirena a fianco. Guardate, la classica dell'immaginario della gente è quella. Su un foglio a parte, cominciate a stravolgerla, a disegnare qualcosa, a sketchare, a dare un senso e a portarla nel vostro mondo. E questo è quello che fa la differenza, raga. Portare quello che già c'è, perché è stato inventato quasi, c'è tutto, praticamente quasi tutto, a meno che non, come mi prendo e mixo le bestie strane ed escono cose immonde. Però è stato inventato tutto, quindi la forza che dobbiamo avere di fare le cose oggi è reinventare tutto nel nostro mondo, farlo nel nostro modo. Questa è la cosa che mi fa più
infastidire e che poi vi prendete anche i meriti, non è bello. Ho visto tecniche che ho utilizzato io e prese, oggi ho provato questa tecnica bellissima, l'ho fatta così, perché poi leggi le didascalie, io non avrei il coraggio di scrivere sotto una didascalia che quella cosa è mia, se non è mia. Raga, ma chi volete prendere per il culo? La gente se ne accorge, dai, non è, poi questi giochetti, spesso e volentieri si vedono cose in alcune stories dove, lasciamo sta, sennò poi come al solito mi tiro la merda dietro e da anni che sto, grazie di Dio, non fa niente, lasciamo perdere. Comunque queste sono le cose che mi fanno infastidire, il rispetto che non c'è più, che non c'è, c'è una gara a chi vuole vendere assolutamente e si è persa la creatività, il senso vero di creativo, di arte, di essere, capisco che servono i soldi, lo capisco al 100%, perché pure a me servono, pure devo pagare l'affitto e le bollette, e però lo faccio, gioco in maniera pulita e magari lo prendo in quel posto spesso, però pazienza, sono la coscienza a posto, più a posto che non, cioè veramente sto tranquillo. Comunque abbiamo finito le domande, vi ringrazio per essere stati con me in questa lunga chiacchierata, spero di avervi fatto scoprire qualcosa in più di me. Le domande erano molto, ce n'erano molte simili, quindi ho scelto le poche giuste per non fare un video di 8000 minuti di 2 ore, però spero che vi piaccia. Insomma, vi ricordo sempre di seguirmi sul canale, di iscrivervi, attivare la campanella, di seguirmi su tutti i social, Instagram, TikTok e Facebook, e vi ricordo di andare a vedere tutti i video di questa settimana, che tutti i video, ne ho fatto uno prima di questo, però magari vi andate a vedere anche gli altri, vi lascio sempre in alto qui a destra, cliccate sul pallino con la info, vi apparirà la lista di video diciamo più recenti, e poi a fine video vi apparirà il video che ho scelto per voi da farvi vedere magari dopo questo, se scegliete di stare con me. Grazie mille per essere stati ancora qui in questa stanza, in questo bellissimo antro magico. Ci vediamo la prossima volta e sarà bellissimo, come sempre. Grazie ancora, un bacio e acchiappatevi. Ciao! Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the